chiudendo gli occhi con questo bianco. Premessa prima di partire, questo è solamente il primo di 4 video dedicati al mio viaggio in Portogallo. 3 saranno dedicati a Lisbona, mentre il quarto video sarà dedicato all'escursione organizzata che vi porterà a visitare la città di Sintra, Cabo da Roca e Cascais. Saranno tutti semplicemente dei vlog e non saranno più tematizzati come avevo fatto invece per il viaggio di Tenerife. Quindi direi che è arrivato il momento di iniziare e di partire con la preparazione del bagaglio. Ovviamente ho pensato di portare il minimo indispensabile, dai limiti del mio zaino, 2 jeans, 3 maglie, 4 magliette mezza manica, l'impermeabile e l'ombrellino perché è prevista pioggia per domani, agendina per il viaggio, ovviamente tutta l'attrezzatura per fare fotografie e i vlog. Il poggiacollo funziona come strategia per mettere dentro un po' di robe. Portatissimo le ciabatte, dato che farò la doccia in ostello. The moment. Quando vado al lavoro lo zaino pesa di più. Momento pesatura dello zaino. Peso 51 kg, con lo zaino 57 kg. 2 kg in meno rispetto a Tenerife. Mettiamo la sveglia alle 3 e poi si parte. Ufficialmente atterrato a Lisbona, prima però di raggiungere il centro città mi sono dovuto fermare a ritirare la mia Lisboa Card che per 48 ore mi permetterà di prendere tutti i mezzi di trasporto in maniera illimitata e mi consentirà di entrare in moltissime attrazioni veramente gratis oppure con uno sconto applicato al prezzo. Ok, finalmente sono sceso dalla metro, dall'aeroporto si raggiunge il centro facilmente prendendo prima la linea rossa per poi passare a quella verde. Il tempo non è dei migliori come già avevo previsto, però per fortuna per il momento non piove, ma in quanto Horizons mi aspetto un diluvio da un momento all'altro. Lo vedete il diluvio là in fondo che sta per arrivare? Balordo. Ok, ho raggiunto con non poca fatica la piazza del commercio, ex piazza reale, dato che qui si ergeva il palazzo reale, che però nel 1755, a seguito di un terremoto che ha distrutto la maggior parte della città, è crollato. È lo spirito illuminato dell'epoca, però poi ha deciso di non ricostruire il palazzo e di lasciare quindi questa piazza completamente libera. Piccola rettifica, capoguida di questo gruppo che ho alle spalle ha detto che oltre al terremoto in quegli anni c'è stato anche un grande maremoto. È arrivata la pioggia tanto attesa, sono costretto a mettere via tutta l'attrezzatura. Nell'attesa che diminuisca un pochino di piovere, adesso sono arrivato alla sede di Lisboa, che è la cattedrale principale, che è la più antica della città. Allora il tempo sembra graziarmi e dalle 3 dicono che esce il sole. Adesso mi sto dirigendo verso il locale che ho scelto per il pranzo, che è la Farmacia Felicidade, che ha arredato tutto a tema farmacia. Un posto delizioso, molto carino, l'arredo è spettacolare, curato nel minimo dettaglio, il cibo non è da meno, ho preso delle guance di maiale con un purè di patate e cavolo portoghese croccante e devo dire che mi ha davvero soddisfatto. In accompagnamento ho preso una bella limonata PH. Il cibo in Portogallo l'ho trovato veramente spettacolare, c'è una cosa però che mi ha stonato un po' in tutto il viaggio, c'è questo sorta di insaporitore all'interno dei piatti, soprattutto all'interno dei purè di patate, che a inizio piatto veramente ottimo, un sapore molto delicato e molto saporito, che però a fine piatto lasciava una sorta di dolciastro in gola che... Sono in coda all'elevatore per Santa Frusta. C'è una coda incredibile, non so quanto tempo dovrò aspettare di salire, l'unica cosa che so è che ci stanno 29 persone alla volta.
visto che sono qui vi racconto un paio di cose. È stato costruito nel 1898 ed è alto 45 metri, realizzato in legno e ottone. Diciamo che è un elemento di completa modernità per l'epoca. Per i primi 2 anni è stato alimentato da un motore a scoppio, poi è stato sostituito con un motore elettrico. Piccolo salto temporale, gli ho fatto la giocata e ci sto andando di sera, che ovviamente c'è meno gente e anche la vista sicuramente sarà ancora più spettacolare. Sicuramente più bello da fuori che da dentro. Da dentro non si vede praticamente niente. La cosa che mi sta piacendo tantissimo di questa città è come si differenzi dalle altre grazie alla particolarità dei negozi. Ognuno si differenzia dagli altri per una sua particolare caratteristica. E tra questi negozi ce n'è uno interamente dedicato alle sardine. Tanta roba anche l'attenzione che viene data nelle pavimentazioni delle piazze e dei marciapiedi. Tutti i sanpietrini sono colorati di bianco e di nero con delle fantasie veramente uniche. Ora, mentre faccio ancora un paio di salite, continuo il giro della città e adesso mi sposto per andare a vedere il convento do Carmo, che è molto simile all'abbazia di San Galgano che abbiamo visto nel nostro primissimo video degli Horizons. La copertura di questo convento è crollata proprio per colpa del terremoto, quindi nel 1755 tutta la copertura crolla, ma le arcate che la sostenevano sono rimaste in piedi, sembrano quasi sorreggere il cielo. Non tutta la struttura è crollata, c'è tutta la parte di abside con le ultime cappelle in fondo alla chiesa che sono sopravvissute al terremoto e che adesso sono adibite a uno spazio museale. Ci sono addirittura 2 mummie. Allora, sono appena stato all'ostello, pernotterò al San Jordi Hostels, ed è una struttura storica ristrutturata appunto in una struttura ricreativa, è veramente molto pulito. Sono in una cameretta da 10, non tutti i letti sono ancora occupati, ma magari entro stasera si riempiranno tutti. A disposizione anche una cassettiera per poter riporre dentro tutte le mie cose. Per quello che ho speso veramente poco, tanta roba. L'esperienza in ostello super positiva, l'unica cosa è che pensavo fosse una cosa un po' più toccaci, nel senso che si parlasse un po' di più in camera, invece ogni letto aveva la propria tendina, ognuno se ne stava nel suo, al massimo ci si salutava, proprio nessuno ha parlato con nessun altro. Questa cosa mi ha fatto veramente strano. I tram gialli ve ne ho già fatti vedere a sufficienza e non c'è sicuramente bisogno di me per dirvi che il tram numero 28 è il più famoso della città di Lisbona, ma quello che voglio farvi vedere io oggi è un bar, il 28 Caffè, che si ispira proprio al tram numero 28. E non poteva la strada per raggiungerlo essere in piano? Ovviamente no! Tutta in salita, scale, salite, scale, salite. Lisbona è fatta di scale e salite. Essendo nella zona del castello, pensavo fosse molto più affollato, invece completamente vuoto. Soffro. Personale scortesissimo, avrò aspettato 20 minuti per un'aranciata, spero di arrivare in tempo comunque al museo delle Azulejos che chiude alle 6, sfrutterò la Lisboa Card per prendere un pullman e avvicinarmi il più veloce possibile. Thank you.
Allora, direi che come prima giornata è stata abbastanza estenuante, ma completamente soddisfacente. È iniziata un po' malino con bel tempo, ma poi c'è stata una risvolta che ha reso tutto ovviamente più bello e sensato. Per il primo video direi che possiamo concludere qui. Stasera vado a mangiare in un locale tipico, la Gragna Velha. Magari posto qui una fotina di quello che mangio senza farvi vedere appunto la location. Domani ci sposteremo un pochino più verso la periferia della città, dove c'è la famosa Torre di Belè. Come sempre vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale YouTube, di seguirci su Instagram per eventuali spoiler dei prossimi video. E che dire, ci rivediamo al prossimo video. Bella raga!